Dal titolo, con un solo impasto andremo a preparare ben due ricette di carnevale super golose. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci serve. 500 g di farina zero, 90 g di zucchero di canna, una bustina di lievito di birra, un uovo, scorza grattugiata di un limone biologico e lo stesso vale per l'arancia. Poi 250 g di patate, questa che vedi è già lessata ed è del pezzo che ti ho detto adesso. Poi aroma all'arancia, un pizzico di sale, 100 ml di latte tiepido e 100 ml di acqua. A seguire 30 ml di olio di semi o in alternativa 50 g di burro a tocchetti. Per decorare zucchero a velo, zucchero semolato e cannella. Ovviamente puoi scegliere di fare una sola preparazione, quindi o le graffe o gli sfinci, o di fare come nel mio caso e prepararle entrambe. Io le graffe le cuocerò al forno, ma si possono anche friggere, mentre gli sfinci li friggerò, cosa rarissima sul mio canale, però ci sta a carnevale. Tutto pronto, guarda che meraviglia, il vassoio delle calorie a go-go. Comunque sia, vediamo lo sfinci, si può dire lo sfinci, come si deve dire la sfinci? No, si dice sfinci.
morbidissima. Te la dovevo fare vedere proprio appena l'avevo fritta. Non ci ho pensato. Però guarda com'è ben dorata. E la vado a assaggiare. Buonissima, precisa quella che si trova qua in Sicilia. Io l'ho assaggiata ed è così. Proprio uguale, identica, precisa. Vediamo invece la graffe. Queste ti ricordo che sono cotte al forno, eh. Hanno in comune tutte e due l'impasto che è fatto con le patate. Spugna. Spero che tu possa percepire la morbidezza di queste ciambelle, perché veramente fanno impressione. Assaggiamo anche loro. Ti posso dire che nonostante non siano fritte, il sapore è il medesimo. Ovviamente quelle sono più golose, le sfinci, però anche queste sono buonissime. Ti consiglio di provare tutte e due le preparazioni. E se il video ti è piaciuto, iscriviti, regalami un like e condividilo sui tuoi social.